Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ringrazio i giornalisti intervenuti, grazie per questo momento che insomma abbiamo deciso di tagliarci. Grazie a loro che ha voluto incontrarci, incontrare la stampa per presentare il calendario delle iniziative per questa festa patronale. Per Don Peppino, come sapete, è la prima festa patronale da Parco, della Basilica di San Martino. E arriva, come sapete, insomma, in un momento anche particolarmente difficile, post-pandemico, così detto. Nel giro di interventi che si andranno a seguire, adesso ovviamente Don Peppino si soffermerà sulla parte del programma religioso, ambito civile, alcune legate alla tradizione, altre invece, come sapete, sono legate a una festa che quest'anno sarà un po' diversa rispetto a quella degli altri anni. Non giungo a molto tempo, inizierei subito da Don Peppino, così iniziamo a chiarire quali sono i momenti importanti per il religioso e poi proseguiamo con il sindaco. Grazie anche per la famiglia, per la vostra presenza. Cercherò di essere molto breve. Noi abbiamo pensato la festa in tre fasi. La prima fase abbiamo intitolato nella tesi della festa, volendo ancora di più mettere in primo piano le comunità parrocchiali che sono nate da San Martino, perché questa è la chiesa madre e quindi non è la festa soltanto della Basilica, ma la festa di tutte le comunità. A novembre c'è stata una prima tranche di parrocchie, adesso le altre parrocchie. E devo dire che la presenza delle parrocchie è una presenza molto nutrita. Questo mi ha fatto immensamente piacere, mi ha dato gioia, devo dire che la gente sente la festa, sente integrata con la Basilica. E questo è il segno che la fede dei nostri padri nettamente si trasmette. Si trasmette, noi pensiamo che si trasmette anche questo valore dei più giovani, ma questo lo lascio a Dio. Il tagliare direttamente i sentimenti dei più giovani e i tempi di crescita dei più giovani. Il secondo momento, il secondo step della festa è la gioia della festa, quando la comunità intera, sia quella civica che quella ecclesiale, si incontra il sabato sera per mettere ancora più in primo piano il rapporto che c'è, che c'era, c'è e ci sarà tra coloro che governano la città e il rappresentante degli apostoli, il rappresentante della Chiesa, che è il vescovo. La famosa consegna dei ceri, che quest'anno per alcuni motivi, ne parlerà il signor Silvio, che ringrazio per la sua presenza, quest'anno avrà una modalità un po' diversa, ma al di là delle modalità la sostanza non cambia. La gioia della festa non è soltanto la domenica, ma anche il sabato sera, perché tutta la comunità nelle sue espressioni, anche quelle cinque, si rende conto che la fede, al di là del modo, del percorso di tutti i credenti e non credenti, la fede unisce positivamente la vita di un'altra comunità. Il giorno dopo, ecco, giorno 5, la festa vera e propria, abitualmente c'erano alcuni momenti soltanto, ma tenendo presente le condizioni che limitano la partecipazione dei fedeli, quest'anno su indicazione dei vescovi abbiamo messo in orario altri momenti di Santa Messa a partire dalle 7:30 di mattina fino alle 21 della sera, proprio per dare a tutti la possibilità di rendere omaggio ai santi Martino e Comasi e di ricevere da loro la giusta benedizione. Un ultimo particolare, il giorno del ringraziamento, non ci sarà nulla di specifico se non la presentazione di un libro scritto da Tavi Cristoforo, grazie per questo. La presentazione di un libro che lega due pastori, San Martino, pastore del 300,
Giovanni Paolo II, anche lui ha inciso sulla nostra vita, su un momento particolare della nostra città. Dicevo, l'ho intitolato giorno del ringraziamento, perché non possiamo nascondere che nei momenti più difficili vissuti dalla città di Martina, tutti mi chiedevano, e devo dire, di esporre i santi sul sagrato. La vostra richiesta non è vedere fisicamente all'esterno la icona del santo. Sappiate che la chiesa, la basilica, rimane aperta dalle 8 del mattino alle 8 della sera e la gente si è avvicinata in una forma umile, semplice, applicata, e possiamo dire questo mattino ci dà una mano in questo periodo così difficile. Non abbiamo voluto per il decisione di San Martino, non lo so, ma nel piano di Dio comunque non abbiamo vissuto situazioni delicate, difficili, e quindi lo abbiamo dato a San Martino, il quale già nel 1700 si era adoperato attivamente per proteggere Martina Franca. Quindi ancora di più quest'anno siamo chiamati ad esprimere il nostro grazie per quello che San Martino ha fatto. Grazie, grazie per l'invito. Sono contento di partecipare a questo momento di presentazione della festa patronale, che ovviamente si svolgerà nei modi che è stato appena illustrato, che ci deve vedere, credo io, tutti impegnati a lanciare chiari messaggi, cioè il fatto che i vescovi hanno messo l'accento sul carattere liturgico della festa, di tutte le feste patronali, e la nostra è una delle prime feste patronali estive, diciamo, no? Ci deve far capire di come sia ancora alta la preoccupazione di tutti coloro che hanno responsabilità in questo caso, anche diciamo nel far capire, nel trasmettere ai cittadini il messaggio che ancora siamo in lotta contro il virus, contro la pandemia. Quindi davvero dobbiamo apprezzare il fatto che se non si fa, per esempio, il corteo, dove prima non ne ha parlato, è proprio perché non saremo in grado di gestire degli assembramenti spontanei che, come sapete, diventano molto, molto forti, perché chi non lo ricorda, la festa di popolo che si svolge è davvero è del tutto encomiabile questo messaggio di responsabilità che si sta mandando ai cittadini dicendo che rinuncia a un momento di incontro così importante come veniva detto, il momento di incontro che avviene in chiesa molteplicarsi delle iniziative all'interno della basilica. E noi abbiamo, io vengo da una giunta dove è stata appena, come si è deliberato il patrocinio, che in qualche modo raccoglie anche delle indicazioni che ci aveva dato perfino quando l'11 giugno ci ha scritto, non mi specifico, perché se io riprendo il testo. Dice, ho ritenuto opportuno indirizzare, diciamo, anche quello che era, diciamo, il contributo che noi fornivamo per l'allestimento della festa verso il sostegno alle famiglie, perché oggi la priorità è quella di occuparsi delle famiglie, specialmente di quelle che magari sono più sveglie, hanno meno voce, e proprio attraverso l'attenzione che proviamo nel nostro tessuto parrocchiale religioso, non possiamo, come dire, portare a bordo, no? E affiancare quelle azioni che sono state già fatte, sia
sala chiavi, ma anche ai nostri servizi sociali che dovrebbero essere presenti. E questo è davvero il segno di un'attenzione con cui sono state seguite le nostre azioni da parte di Don Pechino. Io lo ringrazio molto per questo aver previsto nel programma questo momento, perché è un momento in cui tante persone che silenziosamente hanno operato e continuano ad operare, no? Possono farlo nel segno della condivisione del mantello di San Martino. Poi partecipare naturalmente l'offerta dei cibi non avrà il corteo, però il resto è l'incontro della città attraverso quel simbolo dell'offerta secolare dei cibi. Naturalmente c'è il senso proprio della religiosità di Martina che si presenta in chiesa a condividere i percorsi che naturalmente quest'anno sono stati abbastanza segnati da questo Covid, che sono sempre percorsi che hanno visto impegnati tutti quanti. Quindi le giostre purtroppo non si potranno fare e sono stati gli stessi operatori a valutare questa possibilità, consegnandoci anche in un verbale la possibilità che se si avendo la questione della pandemia si possono svolgere in un prossimo futuro, magari anche a un altri giorni e così via. Mentre si svolgerà la fiera, non è la fiera di San Martino, però diciamo, è una fiera suddivisa su tre giorni, in quanto si è valutato che con diciamo, la disciplina con cui il popolo martinese si è recato per tre settimane, quindi mascherine, no? Per assicurare anche eventuali momenti in cui il distanziamento non dovesse essere possibile, si possa frequentare e dare in questo modo un contributo a delle tante famiglie che sono rimaste proprio di operatori economici che diciamo, sono intorno agli eventi religiosi piuttosto che ai mercati, di poter operare in sicurezza in quel periodo, perché ormai abbiamo un dispositivo che in qualche modo possiamo comunque applicare. Quindi ci accingiamo a svolgere questo passaggio anche storico, perché questa pandemia passerà alla storia. Perché la storia passerà, passeranno tutti i comportamenti e tutte le decisioni che sono state prese per affrontare il fronte che è fatto di delle persone più semplici, no? Che devono mantenere, e il fatto che questo messaggio di solidarietà, ecco, uso questo termine perché è stato sempre usato, io mi sto usando solo perché sono stato usato, è stato mandato alla città, spero che sia raccolto da tante altre persone che insomma non hanno capito ancora molto bene che la lotta al virus non è finita e che forse oggi che mai abbiamo bisogno della benedizione e dello sguardo dei nostri santi patroni per affrontare definitivamente a questa fase. Grazie. Bene, allora prima di aprire le domande dei colleghi, io vi dico una cosa. Don Pechino deve ancora farsi conoscere dalla città, no? Cioè, lui ha un carattere molto, come dire, molto legato alla comunità. Il gesto di quest'anno, no? Quello di essere particolarmente vicino al mondo dei vicini da sindaco, no? Della parte sociale, del tessuto sociale di cui Martina deve essere particolarmente orgoglioso, perché per questo insomma, sappiamo che è una cosa della città particolarmente figa. Come avete visto Don Pechino, qua soltanto accennando il striscio, io però ne approfitterei prima anche per dare qualche informazione in più su questa iniziativa che come Basilica di San Martino si è voluta anche per dare seguito al gesto, no? Di San Martino del Mondello, che è qualcosa che ci portiamo dietro come tradizione da cittadini martinesi. Il testo che è stato messo come cappello per tutta la festa. Il gesto di San Martino, soldato che divide il suo mantello con un povero, raffigurato.
autentici testimoni di generosità e di donazione. Quello che noi abbiamo voluto con donna Alessandra, con dopo che abbiamo fondato con me, era chiuso in questa espressione: il Vangelo o è qualcosa di concreto e ci sforziamo di renderlo, oppure rimane una carta. L'input di questa festa ci è stato dato proprio dal periodo che abbiamo vissuto. Come tradurre la pagina di San Martino, la vita di San Martino, questo gesto di San Martino, come tradurlo in un esempio? Proprio il
durante l'esposizione delle statue proprio il messaggio che Martina deve distinguersi non soltanto per la fede ma anche e soprattutto per la carità, perché San Martino questo ci ha lasciato. E quando non riusciamo a fare quello che dobbiamo fare, farlo bene nei giorni in cui siamo chiamati ad agire in un certo modo, dobbiamo dire, io sono il primo a dirlo, abbiamo perso una giornata, quella famosa espressione di quell'imperatore pagano, che non avendo fatto qualcosa di buono, usa da dire, ho perso una giornata. Credo che anche noi dobbiamo muoverci su questa. Questa è la festa che San Martino ci lascia quest'anno. E senza nulla togliere a quello che si potrà fare il prossimo anno, abbiamo un anno intero per camminare su questa linea. Ecco, come dire, il contesto in cui noi ci siamo mossi per preparare il tema quest'anno. Per evitare di racchiudere tutto in questo testo, ieri sera, ecco, il tema che avevo assegnato ed è stato affrontato molto bene da Monsignor Giuseppe Angelo, il parroco del Divino Amore, il quale ha fatto scaturire la carità da un rapporto profondo con Dio. Se manca la fede, se manca la preghiera, riprendendo il passaggio di Papa Francesco, noi facciamo del bene agli altri. Però senza preghiera, il rapporto con Dio non si trasmette, diceva ieri sera, l'amore di Dio attraverso quello che facciamo. Facciamo tanto. Però manca qualcosa, avvertiamo che manca qualcosa, come è il caso appena accennato di ieri mattina, pomeriggio, dell'altro giorno, e la delusione di queste persone. Non è il caso, né l'ho fatto, né lo farò domani, no? Di essere nati noi, perché non è costanza, con noi per essere ancora più attenti. E stasera il tema che ho assegnato è che San Martino ha amato la Chiesa. La Chiesa dell'epoca era meno nobile con tutti i suoi difetti. A tempo di San Martino i cristiani e anche i credenti hanno dato a San Martino un motivo per piangere. Forse pochissimi conoscono scusate. Forse pochissimi conoscono la vita intera di San Martino, ma San Martino ha pianto per quello che aveva all'interno della comunità ecclesiale. Per dire che cosa? Che non basta la carità, non basta la preghiera, perché altrimenti si vive in un mondo a parte. Bisogna vivere insieme con delle persone, molte volte soffriamo per queste persone. Tant'è vero, una delle prime espressioni di San Martino fu questa. Signore, se è possibile, mantienimi ancora in questo luogo, perché posso fare ancora del bene per rifare il tessuto, le reti tra le persone, perché si stanno sintacciando. Se vuoi io rimango ancora per poco, perché tutto questo viene diluito se non c'è una comunità che vive così. E quindi questo è il messaggio, al di là del fatto che sia un messaggio ecclesiale, la comunità in genere viene legata dal senso della carità, dal senso dell'invocazione, della preghiera, perché non c'è una sola modalità di preghiera, tutti quanti in un modo o nell'altro preghiamo, invochiamo, chiediamo al Signore, tutti quanti lo facciamo all'interno della nostra coscienza, tutti quanti vogliamo il bene delle persone, però non deve essere fatto in una forma isolata, come se noi fossimo delle monadi, se basta, chi ha fatto certi studi lo sa, no, non siamo delle isole, no, siamo un arcipelago con i ponti, ecco, siamo un arcipelago di ponti. Quindi San Martino è anche il cantore della comunità e io penso, tra l'altro, adesso mi associo a Sindaco, penso che anche lui soffre per il bene della comunità, qualche volta piange e piangerà per la comunità, no? Per le divisioni che ci sono all'interno della comunità. Beh, San Martino dovrebbe darci il proprio
Ecco, il senso della carità che viene sviluppato nella vita di San Martino in tante forme, non soltanto in quel gesto che poi ha segnato, no? La nostra immagine, il nostro cuore, ma tutta la vita di San Martino è stata una vita di carità, come vedete nei tre giorni che preparano la festa, si è cercato brevemente di offrire delle immagini di vita da parte di San Martino. E se mi si consente ancora l'ultimo momento, domani sera, oggi è tempo, quindi venerdì giovedì sera, notte di luce, perché non messa? Non perché è un giorno, perché San Martino è stato colui che ha portato all'interno del nostro mondo occidentale il senso dell'eremo e del monastero, cioè ciò che era nel mondo di Oriente, pensate all'Egitto, pensate all'Arabia nell'epoca, ecco, San Martino viene spostato anche nel nostro mondo, cioè il momento del silenzio come incontro con Dio e incontro con se stesso. Vorrei dire dal mio punto di vista, certamente, sono le mille guai si manca nella nostra vita di preti, di laici, come dice questo momento, perché il momento principale è stato tutto un crescendo verso la festa. E il momento è il momento del silenzio. San Martino ha messo all'inizio della sua vita e noi abbiamo fatto un percorso diverso dalla carità, dalla preghiera, dalla chiesa al momento del silenzio, e abbiamo visto questo incontro invitando anche i fedeli che verranno a fare la passeggiata, certamente sentiranno questo qualcosa di nuovo, forse, e allora spero che si tenga in chiesa in silenzio. Grazie. Ci sono domande? Due. Quanto hanno contributo? Io un po' più lo sai. Il contributo che noi stanziamo ogni anno è di 16.000 euro. E come se l'ha gestita? Di questo posso parlare io, però contributo. Sì, sì, di questo una parte sarà continuerà a svolgere la sua funzione, proprio prima ci ha stimato intorno ai 4.500 euro la funzione di, diciamo così, di rimborso delle spese che comunque sono sostenute, i segnali e così via. Il resto invece abbiamo condiviso, ma l'opportunità di affidare in un capitolo specifico ai nostri servizi sociali, dove andiamo a raccogliere quelle esigenze, anche come dire, che magari sono sfuggite alla lente, diciamo, dei bandi, quando si lancia un bando per, diciamo, sostenere le famiglie, ma che possono essere, come segnalate dalle parrocchie, da altre sentinelle, diciamo, delle difficoltà del territorio, in modo che possano essere soddisfatte e prese in considerazione in sé, perché sono situazioni di bisogno, no? Come qui poco fa parlavo di una situazione che deve rimanere sicuramente nell'intimo di chi quella situazione ha vissuto, ma ci ha detto, che cosa ci ha detto? Ci ha detto che durante la pandemia noi la fase più acuta siamo riusciti a portare magari medicine, quello che dovevamo portare, però non potevamo portare vicinanza, che era la cosa che magari bisognava, di cui aveva bisogno una persona sola, perché il distanziamento poi lo impediva, cioè era vietato a un operatore nostro della protezione civile non svolgere sotto, anche con una certa copia, la stessa consegna dei beni o dei buoni o così via. Quindi guardate come è difficile. Quante persone magari possono essere sfuggite all'aiuto che magari si poteva, le istituzioni delle carte possono andare, e oggi invece sanno che c'è una riserva, no? Costituita proprio. Quindi non ci vuole essere le carte.
principalmente alle Caritas, diciamo, questo. No, no, questo non è principalmente. Assolutamente. Ma mi ricordo estremamente importante in questo caso, è ovvio che diciamo, la gestione dei servizi sociali non si è deraso, se non c'è un via di altro, un ulteriore breve struttura che abbiamo fatto. La seconda domanda, quello su fuggire, quindi perdonerete la mia direzione. Questa camminata, quest'ultima camminata che diceva Peppino, no? Questa notte di luce, immagino questa preghiera silenziosa in piazza. In chiesa, ma non in piazza? Non in piazza. Ah, vabbè, allora non c'è la domanda. Quindi su tetti, se dobbiamo evitare. È lanciare un messaggio, Messaggio. Infatti mi chiedevo se fosse un messaggio in contrapposizione. Seguendo le mode, poi qualcuno dovrebbe sempre ricordare che la moda, se infrange e mette in pericolo una serie di persone, tra cui le nostre persone più anziane, no? Che magari sarà stato pure, diciamo, colpito in quel. Se mette in pericolo, noi dobbiamo sapere che in questo momento non ce lo possiamo permettere, non è una situazione che riguarda la schiena tutta la nostra vita, ma non ce lo possiamo permettere, per questo io richiamo un messaggio forte di fronte alla festa patronale, che è un incontro di popolo più ampio che ci possa essere, ci sia un'istituzione come quella della legge. Svolgiamo nella chiesa perché noi dobbiamo garantire alle persone di sopravvivere a questa generazione. Mi chiedi, no? Volevo chiedere, considerato che non si, cioè, il messaggio è chiaro, vuol dire anche delle autorità ecclesiastiche, non possiamo vietare chiaramente alle persone che verranno di esserci e di esserci anche in grande quantità, diciamo. Sia coloro che arriveranno per la fiera, sia coloro che arriveranno per tanti altri motivi. Vorrei chiedere se nello specifico è stato programmato, così come per la fiera, è stato programmato qualcosa riguardo gli assembramenti che si verranno comunque a creare, perché la mancanza del potere o la mancanza di una preghiera in piazza chiaramente non comporterà la mancanza di persone in giro, che sarà sicuramente superiore come numero rispetto a quelli che normalmente vediamo. Quindi volevo capire se era stato programmato qualcosa per gestire l'ordine pubblico assieme alle forze dell'ordine. Noi abbiamo dato delle indicazioni estremamente precise e che credo che i nostri concittadini stanno rispettando, che è quello di avvicinarsi alle situazioni di assembramento con i primi mascherine. Questa cosa, io ringrazio anche questa opportunità, no? Di diffusione, la festa, anche in funzione di questo momento di consapevolezza, deve essere ripetuta ai cittadini. Possono, come dire, assemblarsi, ma munite di mascherina, nel senso che il distanziamento può essere attenuato solo dalla presenza delle mascherine sul volto, altrimenti, come si suol dire, come è visto, si può anche passeggiare senza mascherina, ma distanziati. Allora, questo messaggio non può essere, non c'è nessuna organizzazione che può sostituire la consapevolezza da parte dei cittadini, dei giovani in particolare, che si può stare vicini ma con le mascherine, si può stare senza mascherine ma distante. È semplice, ma è il rispetto per i propri genitori, per le persone più fragili, che magari no, non sempre teniamo in considerazione. Il messaggio che stiamo mandando, che il modello di organizzazione